Tutti gli esseri viventi rispondono al compito ad esse affidato dal creatore. Crescete e moltiplicatevi. E così il fiore, una volta fecondato, dà origine al frutto e ai semi che riprodurranno la pianta. Se i semi di una pianta si sviluppassero nelle vicinanze di essa, ne deriverebbe una dannosa concorrenza. Le piante si contenderebbero lo spazio e la luce, e il loro sviluppo ne soffrirebbe. Ma la natura provvede, e a mezzo del vento, dell'acqua e degli animali, distribuisce i semi lontano dalla pianta madre. Quante volte in un giorno di primavera abbiamo visto nell'aria leggeri batuffoli di ovatta. Sono semi che, provvisti di mezzi di trasporto, veleggiano sospesi nell'aria. Semi di pioppi, di salici, di oleandri. Sono i semi del soffione con un bel ciuffo di peli, un vero paracadute. Il mezzo migliore per volare è dato dalle ali. E moltissimi sono i frutti forniti di espansioni membranose sulle quali il vento fa presa portandoli lontano. Un altro tipo di disseminazione è dato dalla pioggia con i suoi effetti meccanici e di scorrimento, dalle acque dei fiumi, dalle correnti marine. E così frutti e semi, per poter a lungo galleggiare, sono muniti di speciali involucri impermeabili. Ma anche l'uomo e gli animali agevolano la disseminazione delle piante. I frutti carnosi e ricchi di sostanze nutrienti invitano a cibarsene e così involontariamente i semi vengono diffusi ovunque. Certi frutti secchi poi sono trasportati altrove dagli animali, poiché aderiscono al loro corpo mediante speciali uncini. Essi costituiscono spesso un innocente divertimento dei ragazzi. Non sempre le piante coltivate si riproducono per seme. Il coltivatore ricorre spesso ad altre forme di moltiplicazione per conservare o diffondere varietà di pregio. La più semplice è data dalla talea. Si pianta in terra un ramo con gemme, erbaceo o legnoso, tagliato dalla pianta che si vuol riprodurre. La porzione di talea a contatto con il terreno emette radici, mentre la parte rimasta fuori terra dà origine a nuovi germogli. Altro sistema di moltiplicazione è la propaggine. Si interra parzialmente un ramo senza separarlo dalla pianta madre e in modo che l'estremità recante le gemme sia sopra il terreno. La porzione di ramo sottoterra emette radici specialmente se sarà stata fatta un'incisione anulare. Così, una volta separato dalla pianta, dà origine ad un nuovo soggetto. La margotta è un po' la stessa cosa. Si incide un ramo e gli si mette attorno un vaso di terra umida.
Il ramo in corrispondenza della terra emette radici e tagliato al di sotto del vaso formerà una nuova pianta. Alcune piante si propagano per mezzo di stoloni, particolari fusti che strisciano sul terreno ed emettono in corrispondenza dei nodi, radici e una nuova piantina. Altro sistema di moltiplicazione è l'innesto. Molto usato quello a gemma, che consiste nello staccare da un rametto una gemma con un po' di legno sottostante. Nella corteccia del soggetto si fa per solito un'incisione a T. Sollevate le labbra del taglio, si introduce la gemma e si lega poi strettamente. L'innesto a doppio spacco, usato quasi sempre per le talee di viti europee su quelle americane resistenti alla filossera, è una delle forme più razionali di innesto, perché non lascia ferite scoperte e presenta ampie superfici di contatto. L'innesto a triangolo, detto anche ad incastro, viene eseguito alla base di piante di 1 o 2 anni d'età e generalmente su peri, meli e susini selvatici. La marza precedentemente preparata si incastra nell'incavo ricavato nel soggetto, avendo cura che le cortecce coincidano. Quindi si lega. L'innesto a corona viene praticato su piante che hanno fusti o rami di spessore rilevante. Si infila tra la corteccia e il legno la marza, si lega e si copre con mastice le ferite. Nelle piante che si riproducono normalmente per seme, avviene un po' come per l'uomo. I figli non sono uguali tra loro e lo possiamo vedere con i nostri fratelli. Sono spesso assai diversi, bassi, alti, magri, grassi, eccetera. La selezione e l'incrocio delle razze si moltiplicano tra loro quelle piante che presentano i caratteri per noi più interessanti. Sono dei veri nobili matrimoni combinati, questi interventi dell'uomo sulla spontaneità della natura. I diversi modi di riproduzione delle piante coltivate sono l'appassionante oggetto di studio di scienziati e tecnici. Il paziente, intelligente lavoro degli istituti di genetica e attività di laboratorio, di ricerca al microscopio e di lavoro di campagna. Dai semi, poi, l'uomo otterrà le piantine e sceglierà tra esse le più rigogliose e le più rispondenti ai requisiti da lui voluti, creando così nuove varietà e nuove specie dall'aspetto e dalle dimensioni più sorprendenti.